Sicuramente c'è moltissimo da fare, i dati non sono certo incoraggianti, ma va sottolineato come in realtà questi dati così poco incoraggianti non riguardano tanto le cooperative in quanto tali, quanto piuttosto le nostre aziende e quindi anche le cooperative rispetto ai temi collegati a digitalizzazione e innovazione. Il problema sostanziale è che le nostre aziende vivono un ritardo strutturale di anni che pesa come un macigno rispetto alla possibilità di sviluppare anche attraverso l'innovazione. Tuttavia l'innovazione è una leva e una chiave di sviluppo e soprattutto per le cooperative oggi rappresenta una scelta dalla quale difficilmente ci si può sottrarre. Questo perché le dinamiche dell'innovazione applicate al mondo delle cooperative oggi hanno una specificità tale da rendere le cooperative particolarmente vicine a una dimensione culturale che è quella della trasformazione digitale, che è una grandissima risorsa per le cooperative e per il paese. Comincia finalmente ad esserci interesse. Le grandi aziende sanno bene quali sono queste tecnologie e come utilizzarle, il problema invece è grande e diffuso per le piccole cooperative e per le piccole aziende, per le quali c'è una grandissima esigenza di fare formazione, di acquisire una dimensione culturale del problema, ma ancora di più il tema non è soltanto di competenze ma di consapevolezza. In altri termini, le aziende non solo non hanno spesso le competenze per affrontare questo cambiamento, ma non hanno neanche consapevolezza del fatto che un cambiamento del genere vada affrontato, e questo è qualcosa che dobbiamo affrontare perché non possiamo permetterci. La speranza è che non si abbandoni il lavoro fatto, che era forse il primo segnale di un cambiamento necessario da parte del nostro governo, delle nostre istituzioni, di dare il giusto ruolo all'innovazione e alla trasformazione digitale. I problemi ci sono tantissimi, i competence center rischiano di diventare delle cattedrali del deserto se non supportati da adeguate politiche di continuità, ma anche di tipo disruptive, quindi di cambiamento. Il punto non è tanto quale modello, ma purché ci sia un modello coerente, solido e orientato a semplificare l'accesso delle aziende, non soltanto delle industrie, ma di tutte le imprese, delle imprese cooperative, all'innovazione, perché l'innovazione è davvero una leva di crescita imprescindibile.